Bella, questo video è un po' diverso dal solito, poi il solito sono altri due video in cui non cambio marce, in cui smarrono, rischio di prendere camion e nulla, in questo video si procederà a spacchettare da prima il nuovo scarico arrivato, nella seconda parte del video al montaggio. Procediamo. Lo scarico è questo, la magia dell'editing. Ok, perché non si taglia? Prima cosa. Quanti pensano a quanti soldi andrò a spendere per uno scarico e tutti quanti non penso che abbiano la disponibilità di avere almeno 1500 euro per uno scarico della Krapovic oppure 1000 euro per uno scarico della Arrow. Si pagano soprattutto secondo me per il marchio e non tanto per la resa finale dello scarico, perché questo posso assicurare che fa un bel po' di casino. E poi la qualità è buona, anche perché made in Italy. Procediamo allo spacchettamento e vediamo che ci aspetta. Primo pezzo dove ci sono il certificato di omologazione, c'è l'adesivo, le istruzioni più brevi della storia, 5 passaggi, sono molto riassuntivi, forse fin troppo. Basta fare 1, 2, 3, 4, 5 e in pratica lo scarico si è già montato da solo e quindi non devi fare niente che contare fino a 5. Tubi, collettori, scarico catalizzato 400 euro perché sono il 25% di sconto su tutto il catalogo. Questo qua è per fare le grigliate, questa è la griglia su cui vengono appoggiate tutte le salsicce, le metti sulla brace e niente, dopo un'ora e mezza, anche di meno, vengono delle salsicce belle carbonizzate. Infine, bulloni, roba varia per montare, insomma. Bestemmiare o non bestemmiare? Questa è la domanda. Rimettiamo tutta la roba a posto. Siamo al pezzo forte. Un altro schiocco di dita e il terminale comparirà qua. Thunder Carbon, quando passi fulmini, i tuoni, qualsiasi cosa, ci sono anche i tsunami. Appena tu accendi la moto, boom 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 boom, esplode tutto il mondo. Questa roba qua viene fatta in fabbrica sul momento, appena tu la ordini. Direi che dopo questo piccolo unboxing un po' ignorante, ci ribecchiamo stasera alle 9 nell'officina di Matti con Matti. Approximately 10 hours later. Vado? Vai. Minchia, sono andato a fare una corsa, io non c'ho fretta per qui. No, ma minchia, ho paura che iniziasse senza di me. È tipo il Godzilla degli scarichi. Oh, il petto si vede? Sto esplodendo. Ah, la sonda.
Scarico insieme a Matti e montando il video non ho visto che non rende più di tanto e infatti avevo la mezza idea di attaccare la GoPro sul forcellone dietro, beh, comunque in qualche modo di fare far vedere qual è la resa finale dello scarico mentre si va, ovviamente, perché alla fine è quello che interessa a tutti. E volevo far notare come scoppietta e quanto scoppietta, perché scoppietta quasi sempre, che sia in salita, discesa, piano, sempre. Niente, buona visione.